you Questo è un tema che certamente è stato per me centrale sia diciamo, nella pratica, sia diciamo, dal punto di vista poi della riflessione. E, diciamo, ehm, eh, io eh, eh, mi sono trovato a lavorare all'inizio su eh, una fonte, e cioè i processi di inquisizione, che aveva una componente narrativa molto forte. Nello stesso tempo, voglio dire, io eh, mi eh, rendevo conto che qui il problema era di ehm, eh, interpretare questi documenti, eh, montarli. Ehm, eh, uso qui il, un riferimento al montaggio, su cui potremo ritornare poi. E eh, diciamo, eh, 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 usare degli strumenti narrativi per un fine che era però un fine eh, di. Eh, legato alla, eh, al racconto vero, alla verità. Ecco. Ora, diciamo, eh, tutto questo, io diciamo, ho cominciato a lavorare all'inizio degli anni 60, sono vecchio, eh, per un diciamo, po' di tempo non ha posto particolari problemi, finché è emersa invece una eh, tendenza che io chiamerei diciamo, eh, postmoderna, cioè di eh, diciamo, attenuare, eh, cancellare i confini tra eh, diciamo, narrazione storica e narrazione di finzione e diciamo, vedere finzione dappertutto. Ora, di fronte a questo io mi sono battuto per decenni e diciamo, quel libretto francese che, eh, eh, a cui sto lavorando in realtà ha diciamo, al suo centro questo problema, io ripubblicherò un saggio che è stato tradotto anche in, in portoghese in molte lingue, cioè una discussione che io ebbi con Hayden White che era diciamo, il rappresentante più noto di questa tendenza eh, diciamo eh, che eh, eh, diciamo eh, tendeva a cancellare i confini tra narrazione di finzione e narrazione storiografica e diciamo Poneva in primo piano la componente retorica. Ora, diciamo, io ho eh, diciamo, discusso per decenni fino ad ora, in realtà fino ad oggi letteralmente su questi temi. Eh, diciamo, la mia tesi è semplicemente che, diciamo, per eh, millenni eh, c'è stato un conflitto eh, nella, diciamo, qui io direi nella nostra cultura, qui è, questo andrebbe specificato, ma diciamo eh, nel senso che quella che era cultura occidentale è poi diventata attraverso il colonialismo una cultura che abbraccia una grande parte del mondo. Eh, io su questo punto e cioè sul nesso tra eh, colonialismo e cultura ho riflettuto anche recentemente ci posso tornare, eh, ho scritto un saggio che si chiama etnofilologia che diciamo, affronta questo tema da un punto di vista molto particolare, ve lo manderò. Eh, ora, eh, diciamo, eh, nel corso di questa riflessione eh, mi sono reso conto di colpo, ero stato invitato a fare delle conferenze a Gerusalemme, eh, alla eh, direi all'inizio degli anni, bah, mi pare 90, ma non vorrei sbagliare, forse un po' prima, e, ehm, Diciamo mi sono reso conto che in realtà questo appello alla retorica, come qualcosa che eh, diciamo, inglobava tutto, trascurava il fatto che nella retorica ci sono due tradizioni diverse e in conflitto. C'è una tradizione che parte da Aristotele continua per dire con Quintiliano, arriva fino a Lorenzo Valla, è una tradizione in cui la retorica è, ha diciamo, come elemento importantissimo le prove che nella sua retorica Aristotele discute analiticamente. Dall'altra parte c'è un'altra tradizione esplicitamente anti-aristotelica, che è quella di Nietzsche, che diciamo, contrappone diciamo, la retorica alla prova. E Quindi ci sono eh, diciamo i continuatori ed epigoni di Nietzsche che si sono alimentati di questa tradizione retorica. E io dicevo invece che eh, diciamo, uno storico non può fare a meno di una, di una tradizione che permette di distinguere il vero dal falso. La dimostrazione da parte di Lorenzo Valla a metà del Quattrocento che la cosiddetta donazione di Costantino. Costantino, che dà un terzo dell'impero alla Chiesa romana, era un falso. Se non siamo in grado di dimostrare questo, di dimostrare che i presunti eh, diari di Hitler sono in realtà un falso, se non siamo in grado di dimostrare che le fake news da cui siamo attorniati sono dei falsi, allora siamo perduti. Quindi, diciamo, quello che è in gioco è una posta molto alta che insieme politica, morale e cognitiva. Quello che io ho sostenuto è che da millenni abbiamo diciamo, un conflitto fra eh, diciamo, una prospettiva, una narrazione di, narrazione di finzione, poesie, eccetera, romanzi, e narrazioni di storia. Però questo conflitto ha comportato è una sfida reciproca per la rappresentazione della realtà e quindi anche una, un mucchio di ibridazioni io diciamo, ne ho analizzate molte perché trovo appassionante questo. Quando Balzac dice: Io sarò lo storico del XIX eh, de, secolo, lancia una sfida agli storici e gli storici devono raccoglierla. Quindi, ci sono diciamo, delle tecniche narrative che hanno delle implicazioni cognitive appassionanti, che rappresentano una sfida agli storici e inversamente. E inversamente, quindi è diciamo, una competizione che però implica una distinzione. Qui è il punto su cui io, diciamo, eh, dissento da molti dei personaggi che lei ha citato prima. Cioè, diciamo, qui c'è un elemento di confusione. Un conto è dire che la letteratura, la poesia eccetera hanno molto da insegnare ai filosofi e agli storici è un conto è dire che gli storici e i filosofi non possono imparare dalla letteratura, è ben diverso questo quindi raccogliere la sfida però diciamo la distinzione rimane, distinzione e competizione perché io credo che esista questo elemento di competizione che è stato estremamente ricco diciamo eh, erodoto è impensabile senza i, po i poemi omerici e però diciamo si tratta di due cose diverse. E sì, e dunque io da bambino in verità lessi un libro eh, che era stato tradotto e in Audi, era eh, si chiamava, era, eh, diciamo, i saggi di eh, Sergei Eisenstein, eh, Tecnica del cinema, eh, era il titolo della traduzione italiana. Io lessi questo libro prima di aver visto qualunque film di Eisenstein, eccetera, e rimasi, non capii quasi niente, però eh, avevo dieci anni, e così lessi questo libro e eh, ne rimasi affascinato. Poi eh, cominciai a vedere, diciamo. Molti film, tra cui quelli di Einstein, e poi lessi il bellissimo saggio di Einstein sulle origini del primo piano, che è un saggio veramente meraviglioso, in cui lui diciamo, eh, rintraccia le origini del primo piano, del close-up usato da Griffith in Dickens. Allora lì, eh beh, lì, si apre un mondo, lì si apre un mondo, e io su questo tema sono tornato, il close-up in Krakauer, eccetera. E diciamo, io credo di avere usato, eh, allora, fin dalla, dall dal primo libro che ho scritto, io ho usato una, eh, diciamo, eh, dei paragrafi numerati, separati da un piccolo spazio bianco. E diciamo, quest'uso, quest di cui poi ho ricostruito anche i modelli, eh, uno è un saggio. Di Luigi Einaudi, che è stato presidente della Repubblica Italiana, economista famoso, sulla eh, eh, moneta immaginaria nel Medioevo ed era costruito in questo modo. E, e poi dei saggi eh, di eh, Giorgio Pasquali, il grande filologo, anche lui usava questa tecnica. E diciamo però, sotto vedo retrospettivamente l'influenza del montaggio di Einstein, cioè l'idea di. Eh, poter eh, diciamo intanto creare delle cesure eh, diciamo io so sono ossessionato dalla punteggiatura quindi diciamo eh, virgola punto e virgola punto a capo bianco allora ho scritto un saggio su questo spazio bianco era una di quelle lezioni che ho fatto a gerusalemme cioè un, eh, sono partito da flaubert eh, in realtà da un saggio di proust su flaubert in cui dice eh, c'è un passo dell'educazione sentimentale di Flaubert in cui c'è, eh, eh, diciamo, eh, cosa succede? Ci eh, sono le barricate a Parigi e eh, Frederic Mouv, l'eroe, eh, si va incontro a una barricata e vede dall'altra parte una guardia nazionale che lo punta col fucile. Sei te Senegal, era Senegal. Spagna viaggiare? Viaggiò. allora, Senecale era stato un suo amico, uno anzi uno ultrasinistra eccetera, quindi c'è questo momento di stupore e di orrore, ma non viene commentato se te Seneca, il te, sì, si se te se ne cala. spazio, il vuoi viaggiare. Allora, Proust dice: Questo è il vertice dell'arte di Flaubert. Non ho detto ambigua, ma questo Saggio Posto è meraviglioso, diciamo, come tutti i suoi saggi critici e le sue parodie. E eh, diciamo, il, eh, io ho cercato di rileggere questo spazio bianco in una prospettiva storica, quindi una specie di scommessa, eh, cioè se è possibile interpretare storicamente, è un esempio di una lettura lenta di uno spazio bianco, diciamo. Però ecco, c'è la pausa, è una pausa che sulla pagina è comunicata dalla punteggiatura, dallo spazio bianco, ed è una pausa che implica anche un ritmo del pensiero. Quindi questo è un caso in cui diciamo, gli strumenti della letteratura forniscono dei, diciamo, degli strumenti alla riflessione, all'argomentazione, eccetera. Diciamo, eh, Cosa, cosa, se io non potessi usare la punteggiatura sarei perduto. Eh, per fortuna, diciamo esistono le virgole, i punti e virgola, eccetera, e gli spazi bianchi.